Forse è aggiustato, aspetta. Sì, oltretutto, ovviamente poi non ho intenzione di andare a lavorare per altri. Vorrei fare il game design, ma con la mia società, per essere libero. Vedremo comunque. Non è... prima o poi... Intanto aumento due o tre periferiche che vorrei fare su Kickstarter. Una è una cosa che non ha mai fatto nessuno e serve per giocare gli MMO. E per ora non l'ha ancora pensata nessuno quella cosa lì. Quello è più facile. Cioè io non sono... in realtà non sono... come dire... mi serve uno che sa programmare tipo Arduino. O comunque che sappia programmare su tablet. Però non è una cosa complicata come fare un gioco. Quindi quella lì sarà uno dei primi progetti. Vabbè, ne parleremo più avanti. Allora, devo fare il vediamo se viene Maddy. Ho scritto a Maddy se voleva venire a vedere che stavano giocando a questo. Allora, niente, ho tutto. Vado a tirar sul... cos'è che ti serviva, Mattia? Perché mi hai chiamato? Cos'è che volevi? No, c'era un piccolo... non mi dire che adesso questo rimane qua, eh? Sto ologramma del cavolo. No, ok, se n'è andato. No, c'era un piccolo problemino, ma era solo perché non avevo risorse, però non me lo stava dicendo. Mi sto sbagliando, aspetta. Perché mi ritrovo il 100? Me ne passate tu, forse? Cosa? Oh, se sta costruendo non lo tira su? Il minatore portatile lì? No, anche se sta facendo puoi anche tirarlo su. Non me lo dà. Forse perché sono pieno però invece l'inventario. Sì. Può essere che sia quello. Non ti avvisa, non dice nulla, ma presumo che sia quello. Allora metto via il coso qua. Metto via... sì, tre. Arrivano fino a stack da 500, vedo. Questo da 200. Sì, alcune cose... quindi 63 qua. Questo è limestone, che appunto serviva per coso. Ecco, ci serve comodo un autostack. O basta far sort. Forse basta far sort. Facendo il sort praticamente li riordina e li mette anche insieme. Ok. Attacchiamo lì. Attacchiamo questo qua. E attacchiamo quello là. Dai che ce la fai. Perché non attacchi? Che non ci arrivi? È una persona orrenda. Ok. Infatti era quello il problema. Ok, adesso a questo punto... no, beh, stiamo lì. Posso costruirlo direttamente qua, no? Posso... attaccali. Attaccali! Ok, abbiamo costruito... Fai il piacere di attaccarti. MK cos'è che vuol dire che non mi ricordo? MY... Mark. Mark 1. Perché per esempio con le moto, questo lo so, se c'è, non so, Yamaha R1 MY 2019, in realtà vuol dire Model Year. MY vuol dire Model Year 2019, capito? Però l'MK non mi ricordavo che cosa volesse dire. Ok, niente, l'estrattore c'è, immagino che serva corrente, sì, infatti. Adesso gioco, fammi capire perché non posso attaccare. Fammi capire. Dammi una spiegazione. Adesso. Qual questo preciso problema? Istante. Per... immagino che non... non mi fa attaccare sta cosa, aspetta, Lui salva ogni quanto, per curiosità, perché non vorrei avere... vediamolo qua. Ogni 5 minuti salva. 3.41, 3.46, 3.51. Vedete che scrivo di nuovo un attimo. Ok, allora dicevo, dovrei costruire il coso qua, ma... sì, si può costruire.
qua. Vorrei capire le distanze. Curiamo qua. Poi power line. Possiamo? No, 3 di 0. Ok. Abbiamo agganciato. Sì, 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 sì. Sì, dai, 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 dai. Ora qua, ok. Quindi basta fare okay, un... Ok, l'ho diventato. Un constructor? Non qua. Posso fare il constructor? Oh no. Adesso, no, però a proposito, se, si può ripiazzare giù una struttura? Perché io non ho in effetti... La roba, sì, basta che la smantelli, smantellando ti ridà tutto quanto quello che hai investito. Come faccio a smantellarlo? Con la F, mi sembra. Iron plate. Le iron plate te le sbatto in faccia e così non... Però ho staccato il cavo. Sì, sì, il cavo ti stacca il cavo, ti ridà ovviamente il cavo e la roba, tutto te lo ridà. Tutto quello che è costato? Sì, tutto però... quello che è costato è tutto, e se è un inventario, tutto quello che sarà all'inventario. Vale. Logistica, organizzazione, storage container, non posso farlo. Perché? Il problema è che io non l'ho piazzato giù a caso senza guardare il discorso della rotazione. No, ma tanto... Quelli lì a me sembrano tutti impuri, quindi se stai cercando di fare impuro o non impuro, non... No, è per il nastro trasportatore che era scomodo, perché ah, dall'altra parte c'era più o meno quasi la discesa. Ho capito, capito. Sì, sì, sì. Allora. Fare altri due plate. Ok. Ok. Noi, storage container, piazza qua. Riesco a farlo un conveyor belt. Oh, allora, come no, che funziona? Prima devo piazzare il pole, la l'asta. Sì, piazzi il palo. No, 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 quello non serve, non serve, non serve. Basta che attacchi all'input o l'output, quello che è. Basta che fai il conveyor belt lì e poi attacchi a dove vuoi andare. Oh. Lo facciamo... Lo facciamo passare nel magazzino quello lì, no? Aspetta, aspetta, aspetta. No, questo ci sto mettendo io il rame. La roba del c'è il ferro, scusa. Allora, faccio l'estrattore al coso, ok? Magari giralo. Perché così è anche scomodo comunque. Come giralo? Gira questo. È l'ingresso, cioè, questo? È giusto? No, dico questo smantellalo e fai in modo che l'input miri verso lì. Se no, guarda che giro del cavolo che devi fare. Devi fare qui una curva che non serve. Quello che intendo. Non riesco a capire che curva è che c'è di strana. Se tu giri la fonderia, se tu la fonderia la smantelli, la giri con l'input verso il miner, non deve, non, cioè ti costa di meno, perché è diretto, invece che fare sta curva... Ah, lo posiziono più avanti? Sì, ma cosa cambia avere una curva, scusate? Allora, c'è una curva anche all'uscita? Allora, guarda, no, aspetta, allora, ti faccio vedere. Allora, tu... Allora, no, aspetta, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Anzi, ti faccio vedere di qua che l'ho già fatto. Vedi come l'ho fatto? Con l'input che punta direttamente verso il miner. Ho capito, ma quella curva lì non si rallenta leggermente, mi sembra, boh, forse. No, costa di più, va a costarti di più, perché sempre che è un coso in più. È quello, Qua non sto facendo di plate, io comunque. Grande, complimenti. Non è neanche attaccato, grande, complimenti. Okay. Comunque fammi dire, tu hai fatto praticamente questo è un costruttore, cosa gli stai facendo costruire? Le piastre? Sì, le lamiere, sì. E le stai immagazzinando qua? Sì. Chiaramente, come in factorio, quando questo è pieno si ferma tutta la produzione. Sì? Sì, quando qualcosa risulta pieno si ferma, sì. Ok. Quindi tu dici... Però solo un bel po' per riempire questo. Però è scomodo che devo smantellarlo ogni volta e non posso semplicemente interagirci e ruotarlo. Magari se abbastanza gente glielo dice lo cambiano, però per ora è così. Cioè, è veramente... Cioè, che tu devi rifare tutto, è una stronzata, io voglio solo girarlo. Però vabbè, mettiamo anche una cosa che aggiungeranno.
Ok, allora la mira sta facendo. Metti ciappo un Vabbè, po' di se ferro. Vuoi, faccio una replica di quello che hai fatto tu alla fine. Forse conviene. Sì, sì. Io tutto quello, cioè tutta la mia base così è. Miner che va alla fonderia, che va al costruttore, che va al container. Ma scusa, l'ingresso? Ah, perché l'ingresso era quello arancio. Ecco perché dava rosso. No, io non... Vabbè, così, perdonatemi perché sono sempre i miei problemi di insonnia, eccetera. Io ho visto che me lo agganciava e dicevo qual era il problema. In realtà lo stavo agganciando all'uscita, mi sembra di capire. Era quello che c'era di sbagliato. Perché l'uscita la dai in arancio. Cioè l'entrata la dai in arancio e l'uscita in verde. L'entrata è arancio, sì. Ok, per quello. Dunque. Mettendolo qua, sì, vai. Posizione come quella dovrebbe andare. Tu mi dicevi solo per la curva. Io dicevo la curva, che problema c'è con la curva. Non è un problema di curva, è un problema che, okay, che è dalla parte opposta. Il... Adesso questo possiamo collegarlo lì. Faccio il constructor direttamente. Sì. Manca. Di nuovo i cosi. Vedi, vado a prendere qua, no? Posso interagire con questo, mi sa, no? Con dove sei? Con quello, sì. Ok. Quindi qua costruisco il constructor. Ah no, perché quelli non è rinforzati. Rinforzati li devo andare a fare al bancone, quindi. Ma ti manca anche un cavo, visto? Allora facciamo così. Infatti. Q constructor out to do. Ok, anche un cavo. Oh oh, cos'è successo? Cos'è questo rumore? Oh oh, abbiamo attaccato troppa roba a un solo generatore. Si è spento? Ok, allora si è spento tutto in sovraccarico. Facciamo una cosa. Come ho fatto io, usiamo un generatore per il rame e un generatore per il ferro. Quindi allora, questo qui dove mi va? Costa fare. Costa fare le lamiere rinforzate. Lo so. Ci vanno dentro quante? 6 viti, dai. 24 viti ci vanno dentro e 4 lamiere base. Biomassa, forse ce l'abbiamo nella cassa, la biomassa. Cassa, nella cassa c'è la biomassa, nella cassa. Ok, così adesso abbiamo un generatore che lavora per la roba per fare il rame. Sentire l'idea di cosa dei giochi, cosa intendi calci, Red? No, scusa, ce l'ho. Ma se ho 210 viti, perché se non mi fa la cosa rinforzata? No, quello non è i 200, quello ne puoi craftare 200. Ah, sì, scusa. Certo, sto iniziando un po'. Adesso puoi fare... Ok, adesso vai lì. L'hai fatto l'altro cavo? Ti serviva un cavo? Sì, ce n'ho. Ok, sì, ce n'è 5 su 2, sì. Sì, però il cavo era... Posso farne uno? Ok, giusto. Allora, faccio il costruttore qua, diciamo. Ma la luce l'hai accesa tu? Questa qui, sì. C'è V, c'è la luce, c'è la torcia. Ah, ok, quella V. Costruttore. Non mettere poi troppo distante, magari mettilo un po' più vicino. Però sì, sono un po' vicini loro. Ecco. Nel già senso, così. No. Ma sai cosa sarebbe comodo qua? Potere. Ah, c'è poi control snap guide. Snap to guideline. Rotatore. Vabbè, sì, linea guida, perché adesso ti sta allineando l'input cioè l'output del fonderia con l'input
così che sono in linea precisa. Ah, ok, sì. Ma no, mi domando una cosa, sarebbe comodo, stavo dicendo, sarebbe comodo poter vedere da fuori, cioè da una certa visuale. Non sarebbe first person, chiaramente, però non sarebbe Kenta male. Ford. Perché, piccato perché dici, perché qua stiamo rischiando di essere un po' allineati, no, vabbè, ok. Kenta Ford e non ho feo. No, con il costruttore, dov'è, logistic, cos'è che era? Organization, questo 10 lamiere. Sono contento. Allora, aspetta, che devo vedere perché non mi fa fare conveyor belt. No, ok. Ok, quindi a questo gli diciamo di fare cavi. Lo attacchiamo qua. O i fili, no, i cavi. Scusa. Parecchio lento a fare le... No, le ho appena prese io. Sì, però in generale anche guardare quando le costruisce. Vabbè, sì, è abbastanza lento perché anche perché lento. Lui... Anche perché le lamiere ne sono due di lingotti di ferro, non uno. Quindi sempre devi aspettare che arrivano due lingotti. Ok, però adesso mi servono anche altre 7 barre di ferro. Ok, allora puoi venire direttamente... No. Perché questo fa... No, ok, vabbè, fa niente. Stai facendo i bei cavi. Stai fando. Ok, attacchiamo. Ok, a posto. Li puoi anche sovrapporre o non li potrei mai sovrapporre? Vedo che mi dà un... No, puoi anche sovrapporli. Però non so perché te lo fa... Ah, te lo fa rosso perché non hai... Sì, perché non ho materiali. Però sì. No, se no li puoi sovrapporre. Ok. Sì. Sono un container, quindi sì. Guarda che bei grossi cavi di rame, oh, belli soci, guarda. Carini. Ok, di qui fare le lamiere. Poi prima o poi penso che si possano fare direttamente costruire lamiere rinforzate, immagino, no? Lamiere di rame? No, in generale dico, credo che puoi fare una linea di una catena di assemblamento anche di cose più evolute, no? Che semplicemente sì, la lamiere, sì. Magari già il prodotto finito intendo, o comunque prossimo al prodotto finito, quindi magari le lamiere rinforzate, per esempio, no? Sì, no, dopo ovviamente c'è devi fargli appunto... arrivare, devi essere qualcosa che costruisce le viti. Mm-hmm. Quindi... Sì. No, ma dopo c'è infatti c'è un chinario che costruisce roba, per esempio, che a cui servono due ingredienti, come appunto le lamiere rinforzate, sì, che serve il rame. Sì. Sì. No, perché nel senso che se io qui affiancassi un nastro e una macchina che costruisce le viti, poi esatto, finiscono, cioè, tutti e due dentro in uno che prende il lamierino base, uno che prende, insomma, necessario per fare praticamente il prodotto finito di, in questo caso qua, le lamierine rinforzate, capito? Mm. Ma mi sembrerebbe abbastanza al minimo. Sì. Ok, adesso okay. Dobbiamo... Per arrivare al livello 5, a che punto siamo? Siamo indietro tanto, dov'è che ce lo dice? Abbastanza sopra, in alto a destra. Ma non mi dice quante ne mancano? Vuol dire che ce le abbiamo tutte? No? No, vuol dire che ce le abbiamo nell'inventario, dobbiamo metterle nel macchinario qua, vedi? Adesso stanno salendo. Ah, ok, sì, sì. Adesso sì. Rame, dobbiamo aspettare i cavi. Bisognerebbe fare un estrattore serio anche per il coso, là. Per il cemento, sì, sì, sì. Adesso... Facciamo un portatile intanto, magari. No? Il portatile serve comunque per fare quello grosso, quindi sì. In un modo o nell'altro il portatile ci serve comunque. E il portatile si fa un'altra volta all'altro tavolo lì. Ah sì, l'altro qua. Eccolo qua. Però dice che mancano 8 cavi di ferro e lamierini di ferro. Questi sono i rinforzati. Ok, quindi vediamo che punto è questo. Non questo, ma questo. Cioè, ecco, se voglio prendere solo una parte... Tasto destro. Però non lasciarlo subito, perché se lo lasci subito...
devi tenere il punto tasto destro e scegli quanto. Ok, ok. Ah, l'ho smistato così, va bene. Ok, ok. L'hai scambiato con qualcosa? Hai rimesso qualcosa dentro il container? Dici? Sì. Aspetta, volevo costruire cosa un po'. Cos'è che ho messo dentro? Scusa. So se hai messo dentro la mira, ah, da, sì. Lingotti. Ah. Ok. Poi diciamo, quindi queste ce le ho. E iron plate. Però l'iron plate. Beh, l'iron plate sono questi, no? No, questi sono i lingotti. E sono questi, no? Sì. Sì, però lì sono le iron plate, sì, sì. E prendo 17, vabbè, un numero a caso. No, in realtà ne servono un 30. No, aspetta, 150 ne servono. E questo era... Ah, sì, il problema è il cemento qua. Che non sono 8. Ci serve il cemento, ma vabbè... Cemento per... Sto andando un po'... Allora... Allora, se ne hai messi 8 di cemento, io posso mettere MR, arriviamo a 30, così possiamo costruire l'altra roba col cemento. Aspetta, arrivo. Niente, ho fatto il portatile, minatore portatile, vado a metterlo sul... Ecco, volendo possiamo direttamente fare il minatore quello grosso. Se mi riporti quello portatile... Vabbè, puoi lasciarlo anche lì, quello portatile, me lo prendo da solo. Ok, mettiamo qua. Ok. Perché non lo mette? Ah, ok. Buonasera. Te lo do direttamente. Possiamo, non possiamo scambiarci l'inventario? Forse se lo droppi a terra, mi sembra. Per dropparlo a terra, come faccio così? Okay, basta che lo sposti. Ok. Quindi adesso si posso fare direttamente questa robetta qua. Allora, se la base è di là, facciamo... No, però serve comunque spazio per fare la roba per... Cosa? Allora, se lo faccio la, per... Là c'è la salita, ma non so se... No, ma mi pare che non gli frega niente di questo. No, ma lui non gliene frega... Cioè... Sì, non gliene frega niente. Gliene frega niente. Si regola da solo. Mm-hmm. Fallo di lì comunque. Secondo me no, perché stesso... volevo. Allora, se io faccio di qua, poi serve comunque lo spazio da metterci un costruttore per fare il cemento. Allora, aspetta, dov'è? Jack, no, arriviamo almeno al lab 5. Appena finiamo quello, no. Dopo finiamo questa prima. Sì, perché io sono arrivato al coso all'ascensore spaziale, ma ci sono volute 4 ore. Se non sbaglio. Il che vuol dire che però sì, ma infatti mi domando in early access che cos'è che ti danno? Arrivi early access daranno di più del solo del coso spaziale, dell'ascensore spaziale. Sì, sì, ma dico, sembra che così, non so, in 7-8 ore è finito l'early access. No, in 7-8 ore non puoi finire un gioco del genere, c'è molto di più. Adesso io 4 ore, ma questo com'è, perché ripeto, se Factory ha fatto missioni e questo non è fatto missioni, per il momento non siamo fatto missioni e il pianeta è sempre quello, boh. Capite cosa intendo dire? Beh, sì, ma comunque che delle ricerche, vedere cosa dicono da quel punto di vista lì. Vabbè, c'è sempre il fatto che non sai cosa c'è dopo il tier 3, diciamo, quindi non sai quanto tempo ci vuole per andare avanti. Magari come la cosa spaziale, l'ascensore spaziale, mi richiede 1500 di cavi. Ci vuole un po' a fare 1500 cavi, allora, o 350. Aspetta un attimo. Tu hai fatto subito quello, ma non abbiamo più il cemento per fare... No, c'è. Ce l'ho comunque io il cemento. Ciao Maddy. Hai entrato in Discord. Ce l'hai tu? Riesci a far
ci serve per fare il pa- perché sennò non è alimentato questo coso, No, lo so. Quindi serve un cavo della luce, cioè un palo della luce. Mm-hmm. Penso che ne basti uno per elevarli, basta metterlo tipo qua. Dove sono io? Non lo passo. Ma provo a guardarci un attimo in live, dai Mandy. Sì, no, io sto entrando adesso, sono appena entrato. C'ho la connessione un po' incriccata. Ho messo 3 ore per aggiornare Discord. A parte che ne basta ecco perché un cemento. Cioè, me ne passi uno. Ho io del. Vabbè, che faccio? Aspetta, faccio io del cemento. Aspetta. Pare che forse avevo anche un lime. No, ne servono 3. All'inventario. Drama 2-3. Tieni. Vabbè, mi hai già dato questo, quindi in teoria posso già costruirlo. Sì. Perché non lo dà? Ah no, sì, questo è il cavo. Vediamo un attimo la distanza. Potrebbe farcela da qua. Poi il cavo. Vabbè, mancano i cavi, chiaramente. Devo fare almeno 2. Scusa. No, quanti servono per fare questo? Allora, aspetta, fammi collegare. Aspetta, quello va su 3 di 4. Vabbè. Non è un problema, se va su 3 di 4 perché sempre abbiamo questo. Ok. Ma è questo? Che è sta roba? Ok, no, ho collegato io, tranquillo. Collegato? Sì. Ok, bastava. Non sai cos'è, Maddy? No, me lo sono perso. Incredibile, tu che ti piace astronire, eccetera. È una specie di factorio tridimensionale. E costruire dei sistemi di produzione. È un fattore in prima persona. Quanto costa? Per ora noi siamo in alfa. Però esce in 30. 23 euro forse, mi sembra. Buono, se... Non è un patrimonio. Vabbè, sì, per i mendicanti è un patrimonio. Per me è medio troppo. No, ho troppe spese tra cibo e tabacco e... Ecco il tabacco. Vedi già il tabacco potresti... Ma il purtroppo ragazzi il tabacco mi serve perché sennò Maddy impazzisce. E poi essere... Già che non lo fa di suo. Vabbè. Sì già appunto. Potrebbe essere un problema se Maddy impazzisce. In effetti. E veramente sbrocco con la testa se... Se non ho la dose di nicotina piazzata nel sangue, ferma. Okay, lingotti li vado a pigliare. Qua. Vado a rubare qua. Vai, dammi un lingotto. Dammi il lingotto. Io ho dormito letteralmente 3 ore stanotte. È tornato. Ne sto risentendo negli ultimi 20 minuti. Sto iniziando a risentire. Zappo il culo, vieni qua. Vieni qua, ti zappo il culo. Ah, vai via. Vai via. Ah, stai parlando con me, volevo vedere. No, sto zappando il culo. Vieni qua! Allora, servono le... Pussa via. 150, ehi Mattia, pussa ci via. Mancano un po' di... Aspetta, c'abbiamo un problema abbastanza... Oddio. Dove sei? Sono qua, in aria. Un po' cosa stai facendo? Super Mario sopra l'alieno. Abbiamo un po' un problema di... ecco. A che temperatura c'è lì, Zach? Sì. Ok, allora qual è il problema? Perché il problema è che sto imbalzando mezzo su. Bug. Cioè non puoi scendere? No, volendo sì, però mi stavo divertendo io. Aia, che cazzo di male però, porca puttana. Mi hai chiamato come se fosse stato un dramma di qualche tipo. Invece, c'è un dramma, questo qua è rimasto bloccato qui, perché... Pussa via. Ma non puoi neanche ucciderlo. Credo almeno.